Bentornati amici di WeDrive a un nuovo video della nostra divisione Rai dedicata al mondo delle due ruote. Vi ricordo subito di iscrivervi al nostro canale YouTube, di cliccare mi piace sulle nostre pagine, di seguirci ovviamente sui nostri social Instagram e Facebook, YouTube, e date una controllata al nostro nuovo sito internet, non ve ne pentirete. Ma adesso parliamo di questo quadro QV3350 cm3, dopo aver provato il fratellone maggiore a 4 ruote, ci spostiamo su questo, 3 ruote, 50 cm3 in meno, si comporterà allo stesso modo? Andiamo a scoprire insieme in città. Uno dei segmenti che sicuramente è diventato molto competitivo nel corso degli ultimi anni, un po' per la particolarità del prodotto, un po' per le soluzioni ingegneristiche adottate, è quello degli scooter a 3 ruote. QV3 rappresenta la proposta di mobilità offerta da Quadro Vehicles, che si rinnova quest'anno addirittura con 3 allestimenti. L'allestimento standard che stiamo provando noi oggi con l'Hydraulic Tilting System base all'anteriore, la versione elettrica totalmente green con 110 km di autonomia sviluppata in collaborazione con Zero Motorcycle, e la versione invece in cui il QV3, caratterizzato appunto dalla novità dell'Hydraulic Tilting System elettrico e quindi attivabile dal singolo pulsante sul manubrio, rappresenta appunto la terza soluzione. Nella prima abbiamo uno specifico motore da 350 cm3, monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, un peso in ordine di marcia che si attesta attorno ai 220 kg e un consumo medio per ogni 100 km di 4,1 litro all'incirca, come dichiarato dalla casa e come abbiamo potuto sostanzialmente riscontrare noi nell'utilizzo quotidiano appunto di questo particolare mezzo. All'anteriore, come abbiamo detto precedentemente, è presente l'Hydraulic Tilting System, l'HTS, il sistema brevettato da Quadro che abbiamo già avuto la possibilità di sperimentare e di apprezzare nella prova del modello a 4 ruote, il Cuder. La missione ovviamente di questo QV3 è però quella di convincerci non solo con i dati tecnici ma anche con qualcosa in più. La protezione delle gambe è sempre buona e la posizione di guida ergonomica. Il vano sottosella rispetto al modello A4 è decisamente molto ampio, avete la possibilità di caricare addirittura 2 caschi all'interno del vano, con il solito problema che abbiamo potuto riscontrare su questi modelli, e cioè che l'apertura del vano sottosella è determinata dall'accensione tutte quante le volte del quadro, senza poter appunto non accendere la strumentazione, che però rispetto alla versione precedente, quindi quella del 350, il QV3 350S, si è sicuramente migliorata, arrivando ai livelli standard di questo segmento. Tanta agilità, la giusta trazione, sicuramente i primi chilometri serviranno a prendere coscienza di quanto ci si possa spingere al limite con questo QV3, e per limite ovviamente non intendiamo andare a toccare con il ginocchio a terra in curva, ma poter capire appunto quanto effettivamente riuscire a sporgersi in piega senza dover continuamente andare a modificare appunto le manovre in curva. Certo, questo modello ha quasi le dimensioni di una motoslitta con i suoi 2270 mm che diventano 2350 con bauletto optional appunto di quadro, ma rispetto alla versione a 4 ruote risulta sicuramente molto più agile attraverso l'angolo di sterzata di 35 gradi nel traffico cittadino, non peccando sicuramente rispetto ai classici modelli a 2 ruote. Molto simpatiche caratteristiche risultano invece gli accessori, o meglio gli allestimenti forniti da Quadro. Una delle versioni più simpatiche secondo noi è la Limited Edition Edelweiss, caratterizzata da un verde opaco per i modelli QV3, un serbatoio in alluminio da 42 litri e tante altre chicche legate al mondo dell'off-road, come la piastra frontale in acciaio, la struttura tubolare nera per gli urti. Insomma, un modello davvero molto simpatico e una soluzione anche innovativa rispetto alle classiche dedicate agli scooter a 2 ruote, ma anche a quelli a 3.
il QV3 è sicuramente un modello agile e scattante, un modello che ci ha convinto e che speriamo possa convincere anche quegli appassionati che storcono sempre un po' il naso davanti a queste soluzioni. Potremmo quasi dire, anzi, potremmo certamente dire che quadra all'interno del panorama dei marchi motociclistici, sostanzialmente rappresenta la Volvo, una casa che fa della sicurezza la prima caratteristica riscontrabile nei suoi modelli. Quindi ragazzi, le nostre conclusioni su questo QV3 di Quadro Vehicle: 350 centimetri cubici, quindi meno potenza rispetto al fratellone maggiore, ma meno peso, quindi ne guadagna sicuramente in agilità. Un vano sottosella davvero ampio, c'entrano comodamente un casco modulare e un casco jet. Abbiamo il solito problema come sul quattro ruote, in cui appunto il vano sottosella si apriva soltanto una volta acceso il quadro, e questo modello presenta la stessa identica caratteristica. Qualche materiale sicuramente rivedibile, ma tutto sommato una grandissima agilità. Il sistema HTS presente anche su questo modello facilita l'ingresso in curva e permette a entrambe le ruote anteriori di piegare, di entrare e di uscire appunto dalla piega contemporaneamente, mantenendo lo stesso grado di inclinazione. Quindi davvero un mezzo sicuro, soprattutto per il suo ambito che è prettamente quello urbano. Consumi davvero parsimoniosi, abbiamo fatto circa con 4 litri 100 km, quindi gli stessi consumi dichiarati dalla casa. Che dire, aspettiamo solo di provare il modello elettrico che ci fornirà direttamente, come al solito, CityCar. Ci vediamo alla prossima e ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci sui nostri social, cliccate mi piace e andate a vedere il nostro nuovo sito internet. Alla prossima!